Capitan Grunfeld. Vediamo cosa gioca Capitan Grunfeld. E6. A6. Dunque donna c7. Alfiere 7. Io aspetto che lui va in arrocco. E lui aspetta a me, sembra. Non è chiaro, io andrò in arrocco, adesso vediamo lui cosa prepara sta roba. Io forse D5, se lui ha A4, A5, qui c'è un piano che io ho visto da qualche parte. Vediamo, si vede che... Forse cavallo 5, cavallo qua. Io attaccherò re con G5. Se prende forse ce l'ho anche cavallo E5. Però adesso la mia idea è chiara. C5. Intanto viene un casino fuori di nuovo. Penso che C5 mi è pericoloso. Però adesso qua. Ah, cavallo 4 e mi prendo la diagonale. E lo faccio rientrare a casa con la torre in F1 perché adesso io minaccio alfiere B7 e donna C6. Capitan Grunfeld. Capitan Grunfeld. Allora, gioco così. Gioco così contro Capitan Grunfeld. Ah, devo stare un po' attento. Vediamo. Così. No. Devo stare un po' attento perché adesso su questa mi minaccia sempre cavallo, donna D4, scacco. Donna D4, scacco e... Se prendo, niente, intanto vado così. Adesso minaccio donna C6 o donna B7 e vediamo come va. E vediamo come va. Qualche scacco avrò sicuro. Io ne sono sicuro.
Lui forse io non ho niente, che tutto quanto è fumo, però sembra pericoloso. Non vedo niente di concreto per me. C'è un scacco su Donna G7. Boh. Sì. Ok, li do scacco o non li do scacco? Gioco così. Aspettiamo, aspettiamo un po', perché io minaccerò, cerco di minacciare Tore D8, portare la torre molto importante in attacco. E vediamo cosa gioca lui. Do scacco o alfiere F6. Gioco alfiere F6. Lo lascio ancora a cuocere giù. Ah, ok. C'è la torre sotto. Però li do scacco prima. E adesso gli do questo scacco. Adesso prendo qua. E adesso lui non minaccia niente. Vado qua. Dunque tengo la diagonale. Ok. Ecco, niente, spero che vi è piaciuta questa partita. Molto divertente, molto divertente. Io ho attaccato in modo come... Questa è una ricetta di Fischer che ho visto, sinceramente. Però niente da fare. Io vi invito a seguire me. Avete visto come gioco? Fantastico. Sono meraviglioso. Ok, basta scherzi, andiamo avanti, vi invito a seguirmi naturalmente e guardare le mie playlist che sono molto interessanti. Ciao e alla prossima.